Intervistato in occasione del tradizionale incontro di fine anno in prefettura, il presidente della provincia di Livorno, Alessandro Franchi, ha fatto il punto su alcune questioni relative all'isola d'Elba, a cominciare da quella riguardante la semplificazione amministrativa con la fusione tra i due comuni di Rio Elba e Rio Marina. Mettere insieme due amministrazioni credo che sia un elemento positivo per i cittadini, anche legato al fatto che ci sono dei percorsi anche legati ai finanziamenti e quindi a delle agevolazioni di comuni che si mettono insieme che in questo caso possono essere utili per la cittadinanza e per la comunità. Quindi credo che la sfida che le amministrazioni hanno lanciato e i cittadini hanno raccolto sia un qualcosa di positivo che fa fare un salto di qualità anche ai problemi dell'isola nel rapporto con la provincia e con le altre istituzioni. Quindi... Col presidente Franchi facciamo anche un punto della situazione sulla condizione in cui versano le strade provinciali dell'Elba. Recentemente nell'articolo Maledetta Valdana abbiamo ricordato i tanti incidenti, anche mortali, che sono avvenuti sulla strada provinciale 26 e di una sua necessaria messa in sicurezza. Su questo punto, dopo averci assicurato di essere a conoscenza della situazione dell'isola, Franchi ci spiega che eventuali lavori sono legati alla possibilità di reperire delle risorse da spendere. Purtroppo la situazione è legata essenzialmente alla possibilità di avere risorse, perché le asfaltature si fanno non se ci abbiamo, diciamo, i premi Nobel che fanno le progettazioni, ma se ci sono le risorse da spendere. In merito alle problematiche inerenti all'aeroporto di La Pila e alla possibilità di predisporre uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo aeroporto, come la struttura realizzata direttamente sul mare in Giappone da Renzo Piano, ci viene risposto che purtroppo l'ente non ha competenze in materia. Infine Franchi, dopo averci assicurato che si recherà sull'isola di persona il prima possibile, ha voluto rassicurare tutti i cittadini dell'Elba sull'impegno della provincia in tema di viabilità ed edilizia scolastica.